Ehi, prima di iniziare il video ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere futuri video riguardanti la tecnologia, vlog, scuola e tantissime cose interessanti. Quindi mi raccomando, seguimi. Intanto mi scuso anche per non aver fatto uscire il video martedì, ma se mi seguite su Instagram sapete che sono impegnatissima con diritto. Quindi mi scuso in anticipo, ritorneranno a pieno regime una volta dato l'esame. Questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi andiamo a parlare di Amazon e per la precisione delle loro opzioni di riso. Quindi direi di iniziare subito. Prima di iniziare con questa storia però direi di dare un attimo di contesto a tutto ciò che è successo e al perché poi mi sono ritrovata a dover fare appunto un riso. Innanzitutto era dicembre e stavo comprando i consueti regali di Natale per la mia famiglia, perché comunque non potendo uscire con tutte le restrizioni del caso eccetera, ho preferito quest'anno comprare regali da Amazon. Quindi avevo ben pensato di regalare a mio fratello e a mio padre degli anelli, dato che comunque li usano parecchio, ed ero andata a cercarli su Amazon. In realtà avevo trovato anche un set di anelli molto molto carino che costava circa 12 euro, e quindi ho deciso di aggiungerlo a carrello e di prendere di quello. Il set di cui parlo è questo qua, come vedete sono davvero molto carini. Comunque erano abbastanza particolari come anelli, e dato che stava scritto che erano in acciaio e che comunque erano anche regolabili, li ho presi senza pensare, dato che ho visto anche che le recensioni erano abbastanza buone. Quindi con questo set di 4 anelli ho preso 2 piccioni con una fava e ho fatto il regalo, comunque almeno un regalo, sia a mio fratello e sia a mio padre. Anche perché poi, dato che erano in acciaio, ero convinta che non si sarebbero né spaccati e né arrugginiti nel giro di pochi giorni. Quindi gli anelli arrivano, li vedo, li provo e vedo che sono perfetti, e così decido di impacchettarli. A Natale li regalo e fin qua tutto ok, se non fosse però per il fatto che nemmeno 2 settimane dopo averli utilizzati un anello si spezza e altri 3 invece si scambiano e quindi diventano di un colore rossastro, che appunto era diventato non utilizzabile perché era davvero brutto da vedere. Quindi ho poi approfittato del periodo di reso, che durante le feste era esteso fino al 31 di gennaio, per effettuare un reso, anche perché comunque è vero che erano solo 12 euro, però cioè non l'hanno usato nemmeno per un mese direi. Se fosse capitato ovviamente dopo un mese o due comunque ci poteva stare, perché magari anche se non erano d'acciaio tu dicevi vabbè ormai li ho presi, sono passati 2 mesi, non ci posso fare niente. Però dato che appunto erano ancora in periodo di reso, ho approfittato della cosa per richiedere il reso. Quindi per prima cosa sono andata su Amazon nella sezione i miei ordini e ho cliccato sull'opzione restituisci articoli. Mi sono quindi comparse diverse opzioni e per comodità comunque ho scelto quella del ritiro a casa, perché era quella più consona diciamo alle mie esigenze, dato che comunque tra le opzioni disponibili in questo periodo c'erano solo appunto il reso a casa, oppure portare il pacco verso un Amazon locker, oppure fare il ritiro portando tu il pacco alla posta. Alla posta non potevo andare perché sta una marea di gente e quindi non avrei fatto sicuramente la fila. Un Amazon Locker nelle mie parti non ce ne sono di tanto vicini, e quindi l'unica opzione plausibile era quella di far venire il corriere a casa. L'unica cosa che ho dovuto fare è andare a comprare una di quelle buste gialle da lettere, diciamo una di quelle classiche buste gialle in cui AliExpress magari vi invia le cover o le cose che ci acquistate. Quindi ho comprato questa famosa busta gialla in un negozio nelle mie vicinanze dei cinesi, perché ce li avevano loro e quindi l'ho presa là. L'ho pagata tipo 10 centesimi, quindi GG, alla fine sono andata a spendere solo 10 centesimi perché appunto il reso non si paga. Quindi compro questa busta, rimetto gli anelli al suo interno, anche quello spezzato ovviamente, perché dovete restituire tutti i prodotti così come li avete avuti, e all'interno ho messo anche il numero dell'ordine, perché stava scritto su Amazon di appunto mettere anche il numero dell'ordine. E una volta fatto ciò ho aspettato che mi arrivasse la mail di SDA che mi diceva il giorno e l'ora in cui sarebbe passato per il ritiro, proprio come se fosse una consegna, però al contrario, invece di consegnare loro un pacco a voi, siete voi che consegnate un pacco a loro. Quindi una volta che SDA è arrivato, io ho dato questa busta, loro hanno messo il codice di spedizione sul pacchetto perché devono rimandarlo al mittente, e a me invece hanno dato un altro foglio
che è esattamente questo, che è una ricevuta. Non vi faccio vedere ovviamente cosa c'è scritto sopra perché appunto ci sono le mie informazioni. Comunque sta scritto solo il vostro indirizzo e l'indirizzo invece di chi lo dovrà ricevere nuovamente. Mi raccomando, fatevi dare questa ricevuta perché è molto importante, perché serve nel caso in cui il corriere dovesse perdere il pacco, quindi vi serve voi come garanzia per ricevere il vostro rimborso. Come metodo di rimborso potete scegliere il metodo di pagamento che avete usato al momento dell'ordine, oppure potete scegliere di farvi accreditare i soldi tramite un buono sul vostro account Amazon. Se scegliete il buono, il rimborso avverrà in modo più veloce. Se invece scegliete il vostro metodo di pagamento, a me in questo caso ci vorranno 2 settimane per ricevere il rimborso. Io ho scelto il rimborso sul mio metodo di pagamento perché tanto non vado di fretta, quindi diciamo che non mi cambiava molto. Quindi niente, diciamo che l'esperienza di reso è stata davvero molto semplice. Ho già anche consegnato il pacchetto e sto aspettando che appunto mi arrivi il rimborso da Amazon. E ho deciso di fare questo video proprio per documentare la mia esperienza, dato che comunque non mi era mai capitato di fare un reso, anche se comunque acquisto su Amazon da anni ormai. E non avevo mai fatto un reso per il semplice fatto che le uniche volte in cui ho dovuto rimandare qualcosa indietro era già fuori dal periodo di reso perché magari si erano rotte qualcosa, eccetera. Quindi contattavo direttamente l'azienda e l'azienda organizzava il tutto, magari mandandomi un altro prodotto e al momento dell'arrivo di quello io davo indietro quell'altro rotto e così via. E quindi niente, spero che possa essere d'aiuto a qualcuno che come me non ha mai fatto un reso e vuole immedesimarsi, insomma, in questa avventura perché magari deve rimandare indietro qualcosa. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti se questo video vi è servito e da martedì prossimo ritorniamo a pieno regime, quindi aspettate nuovamente i 2 video sul canale. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia servito. Intanto io continuo a studiare diritto, quindi vi invito a lasciare un bel pollice in su se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al canale e commentare questo video facendomi sapere che cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo prossimamente. Bella!